Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio portarvi questo ricognizione, nuova ricognizione delle prove di Osiride che ho rollato con dei perca anche interessanti e soprattutto con caricatore assassino che lo rende una macchina. L'abbiamo testato insieme in live, link in descrizione, abbiamo giocato un bel pass di trials con il ricognizione, l'abbiamo provato. L'unico problema è che essendo la web una grande compagnia di date e essendo che la live è crashata, ho perso il file audio dei rumori di gioco, insomma degli spari, delle abilità e dell'audio di gioco di Destiny. E dato che ho visto recentemente un TikTok in cui sostituivano i suoni di Apex con Minecraft, per tutta la durata di questo video al posto dei suoni di Destiny avrete quelli di Minecraft. Lo so, non ve lo sareste mai aspettato, ma è andata così. Buona visione. Vatti a godere il tuo drop al faro, vai Majid. Io resetto il biglietto. Cioè 17 kill io, 12 tu, 3 lui. Easy, un par di palle, però goditi il faro Majid. Conviene giocare ricognizione mitraglietta che è automatico. Che famo stasera spicy ricognizione. Volevo provarlo, volevo testarlo. Volevo prenderci il cazzo, raga. Io non so buono a giocare con ricognizione, però volevo prenderci il cazzo insieme a voi. E strumento di precisione è sul secondo, zi. No. Tutta la vita meglio sul primo. Meglio kill clip. Kill clip è facilissimo da attivare su quest'arma. È no sense. Però diciamo che fortunatamente qualcuno online che conosco lo trovo sempre. Guarda il beat up. Guarda il beat up del ricognizione. 112, così. Piu piu. Vale, dottor Bavaro. Saper chi è il dottor Bavaro separa esattamente due fasce di età. Noi siamo un po' in mezzo. Non sai chi è il dottor Bavaro, Xuni. Guarda, fortunatamente non sai chi è. Però ecco, oggi prendiamo un po' in giro giorno, che tocca sempre aggiornarlo su queste cose. O no? Aiuto! Non lo più. Mamma mia. Devo prenderci un attimo la mano. Grazie. Devo prenderci un attimo la mano con questa ricognizione. Appena ci ho preso la mano, signori, sarà tutto in discesa. Dai, era one. Mamma mia, tutto mio. Ma quello è morto. 114 in capoccia. E qua non te passa. Doppio 114 era ancora vivo. Ma perché 114 fa 228, sì. Se c'hai 9 o 10 resilienza non bitappi, ovviamente. Però i danni li stiamo facendo. Io vorrei anche vedere un morto ogni tanto. Porco due, se li stiamo a fare i danni. Cioè, sto coso è sbroccato. Se tu prendi la mano con sto coso, è sbroccatissimo. Cioè, ma che è? 92 così. Mamma mia, 114 in capoccia. E quando te passa? Ciao. È stato un piacere. È stato un altro piacere. È sopra. Poi, essendo una primaria, ti carichi la super instant. Dove cazzo stanno? Cosa ci faceva? L'angolino con la pozza. Vabbè. Me ne vado. Ha messo kill clip. Ha messo kill clip. Dammi sto kill clip che gli tolgo 115 in capoccia. Allora, come al solito, se giochi ricognizione in maniera un po' più veloce è più divertente. Dammi sto 115 in capoccia. Forse l'unico modo per giocare in volando st'arma è tipo con leone rampante, no? Che aumenta la maneggevolezza delle armi in volo. La tripla. Comunque, l'arma in sé è divertente. Il problema è che è un ricognizione. Cioè, finché ce n'è una,
Ok, ma voi immaginate un 3v3 con sta roba, ma che è? Ma gioca a Valorant all'improvviso, devi essere tattico, devi nascondere dietro l'angoli. Siamo in 5, vi lascio scommettere a voi quale dei due team avrà due persone. 2 contro 3, signori, andiamo! Io preferisco la matriciana, però ovviamente mi piacciono entrambe. Let's go. Stavo passando anche tu al lato oscuro. Ah sì, ma è troppo forte, cavaliere. Lo stavo testando, nell'attesa che verrà affinato, chissà quando. Però lo stavo testando, c'è un paio di roll carini. Fione è veramente una noia. Cioè dovrei giocarlo, eccolo, in maniera così aggressiva, capito? Let's go. Fanculo, meglio il sushi. Vabbè, ma che... Allora, non c'entra un cazzo. Cioè, dire meglio il sushi vuol dire meglio la pasta. Cioè, il sushi è una base su cui ci metti tutto. E dovresti... Cioè, se tu devi confrontare la carbonara, mi devi dire meglio la carbonara o Yuramaki, salmone e Philadelphia. No, non mi morire così. Mamma mia. Comunque, la ricognizione è... È Dio, ma che è, oh? Pizza con l'ananas, no. What? What the fuck? È rimasto vivo, si è preso l'overshield. Meglio inseguirlo. Preferirei prendere un muro ai 130 che la pizza con l'ananas. Allora, io l'ho assaggiata la pizza con l'ananas e... Beh, posso dire che quella che ho assaggiato io faceva cagare. Cioè l'ananas è troppo dolce e zuccherato, non potrà mai starci bene. Ma il Malox è il minimo, secondo me. Ma il Malox è il minimo che ti devi prendere con quella roba. Dai, io su. Vieni qua. Cosa vuoi fare? A pugni, ma esci di qui. Prenderò la zona. Quanto lagga sto tizio? Mamma mia. Quanto lagga? Non lo so dove sono i nemici, cioè due bolle noi, due titani ci lasciano completamente la zona, vabbè. Godo. Godo. E che one. E ammazzatelo, cioè devo rimorire per Dio. Soltanto uno di voi sparasse con me ogni tanto. Grazie. Oddio, one, pure volando, in ricognizione. Ora però non facciamo discorsi complessi perché io sono quello divertente, capito? Sono quello divertente che parla in romano e che si ubriaca e gioca il PvP. Ognuno può dire la sua. Che se ne parla in maniera ovviamente civile. Ops. Thank you.
comunque se jiggle picchi col titano è tipo più. Ha messo kill clip. Bella per te? Vabbè, io c'ho la bolla, zi. Se vuoi la piazzo. Ma ti farò davvero uomo. E non la piazzerò la bolla, perché non mi serve per vincere. Però ce l'avevo, eh. Raga, alla fine abbiamo farato comunque. Possiamo dire che farare con ricognizione è facile? Secondo voi lo possiamo dire? Il faro, facile, veloce. Ti posso dare un consiglio. Gioca col senza tempo per spiegare. La gente ancora non ha capito quanto è forte quell'arma. Ormai arrivo qua solo per scartarlo. Ormai arrivo, raga. Come nuovo tutorial, come farmare prismi ottimizzante, andare al faro 6-7 volte a settimana. Cioè, ripeto, col fatto che devi ricaricare un singolo colpo, rende il profeta un'arma, il profeta con kill clip, un'arma tranquillamente attivabile anche per il PvP e per le prove di Osiride. Di solito perk come caricatore assassino non sono molto utilizzati in trials perché devi smettere di sparare, ricaricare e continuare poi a sparare e hai solo 5 secondi, 4 secondi e mezzo, quant'è? Ci ho fatto 74 kill. Queste qua sono quelle in PvP ovviamente, cioè non l'ho cambiato ma sono quelle in PvP, però vabbè.